Salve a tutti e bentornati su Viva Savona in Arte. Oggi siamo usciti da Savona, ci troviamo nell'entroterra, ci troviamo a Stella, per parlare di uno dei personaggi più importanti della storia d'Italia dell'ultimo secolo e sicuramente uno dei personaggi più importanti nella storia di Savona, il presidente Sandro Pertini. Seguiteci. Sandro Pertini nasce a Stella nel settembre del 1896, in questa casa. È l'ultimo di quattro fratelli maschi e di una sorella, unici su 13 figli ad essere arrivati all'età adulta. Il padre era benestante, era un proprietario terriero. Studia in provincia e in particolare frequenta il nostro liceo, il liceo classico Gabriello Chiavrera di Savona, ma in seguito si dedicherà a una vita da avvocato. Nel 1915, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, viene chiamato anche lui alle armi, sarà schierato sull'Isonzo come soldato semplice e riceverà qui una medaglia d'argento al valor militare. Non è poi chiaro il periodo di adesione alle idee del socialismo, comunque sicuramente ciò avvenne ancora qui, nella sua terra natale, e in seguito gli causerà non pochi problemi con l'avvento del fascismo, di cui sin dall'inizio si dichiara strenuo oppositore. Durante il periodo fascista, Pertini è costretto a subire diverse cause. La prima nel 1925, quando verrà incarcerato per 8 mesi per attività sovversiva. Dopo questo deciderà di fuggire in Francia insieme al leader socialista Turati, che lui stesso aiuterà a fuggire proprio da Savona, come abbiamo già detto nel video dedicato al carcere Sant'Agostino. Tornerà in Italia sotto falso nome dopo alcuni anni passati in Francia, svolgendo diversi lavori, dal manovale alla comparsa cinematografica, soltanto nel 1929, sotto un falso nome che però non lo aiuterà a scappare dalla polizia politica fascista, che una volta trovatolo prima lo condannerà alla prigione e infine al confino a Ventotene, dove resterà fino al 1943, a parte l'unica esclusione di cui abbiamo già parlato nel video del carcere, per venire proprio qui a Savona per parlare con la madre. Pochi giorni dopo la caduta del governo Mussolini, nel luglio del 43, Pertini sarà finalmente liberato. Durante le fasi iniziali della liberazione di Roma, Pertini partecipa alla battaglia di Porta San Paolo per evitare la presa tedesca della città. Successivamente contribuisce a rifondare il vecchio Partito Socialista, fondando il Partito Socialista di Unità Proletaria. In seguito però, nell'ottobre del 43, egli verrà arrestato insieme all'amico socialista Saragat dai fascisti e verrà condannato a morte nel carcere di Regina Coeli. Nonostante ciò, nel gennaio del 44 le brigate Matteotti saranno in grado di liberare i due, salvandoli quindi dalla condanna. A quel punto Pertini prenderà parte alla guerra di liberazione e nell'aprile del 45 parteciperà alle ultime fasi della liberazione a Milano, firmando tra gli altri ordini anche quello di condanna a morte per Benito Mussolini e per gli altri gerarchi fascisti. E in seguito diventerà immediatamente figura di spicco della politica italiana fino al 2 giugno del 46. Dopo il referendum del 2 giugno 1946, Pertini viene eletto all'Assemblea Costituente in una delle tante liste del Partito Socialista. Da lì ricoprirà incarichi istituzionali per quasi tutto il resto della vita. Sarà per 2 mandati consecutivi presidente della Camera dei Deputati e nel 1978, con l'82,3% dei voti,
la più alta maggioranza nella storia della Repubblica Italiana, verrà eletto Presidente della Repubblica, carica che ricoprirà fino al 1985. È molto importante questo passaggio, in quanto la forte impronta personale data al suo mandato e alla sua politica sarà un punto di svolta nella politica italiana e segnalerà inoltre l'importanza dei valori dell'antifascismo e del passaggio che c'era stato tra la vecchia monarchia e la nuova repubblica. Pertini visse gli ultimi anni della sua vita a Roma, nel suo appartamento privato, dove si spense il 24 febbraio 1990 all'età di 93 anni. Per sua espressa volontà, le sue ceneri vennero portate qui, a Stella, e sono seppellite nel cimitero cittadino. Oltre ad aver dato un grosso contributo sia alla politica che alla storia italiana, Pertini ha dato anche importanti contributi dal punto di vista giornalistico. Lui stesso ha sposato una giornalista, Carla Voltolina, ed è stato direttore dell'Avanti, giornale socialista, e del giornale genovese Il Lavoro. Noi vi ringraziamo per aver guardato questo video. Pertini è rimasto radicato nella storia e nella cultura non solo della provincia di Savona, ma soprattutto del comune di Stella, che grazie all'associazione Sandro Pertini, che ringraziamo per averci permesso di accedere alla casa natale del presidente, continua a portare avanti insieme alla famiglia la memoria di questo personaggio che ha segnato veramente la storia d'Italia dell'ultimo secolo. Noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi aspettiamo come sempre alla prossima puntata.